Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Con davanti la gattona che dall'ultima volta che avete visto è cresciuta particolarmente tanto ed ha già un anno e passa, ed è una bella gattona di quasi 8 kg. La nostra Morrigan giù, già si mette a fare casino. Oggi, con molta felicità, perché è uno dei GDR preferiti della mia vita e uno dei primi anche a cui ho giocato insieme al vecchio Dungeons & Dragons prima edizione, si parla della nuova edizione di Pendragon, gioco GDR a cura della Chaosium, che mi ha inviato il core rulebook, quindi il regolamento principale della nuova edizione, e la ristampa, che dovrebbe essere la seconda o la terza del primo manuale d'avventura campagna. Più che campagna, sono tipo un po' di avventure collegate che non vanno a formare una vera e propria campagna, ma una storia per giocatori navigati o anche per chi approda per la prima volta in questo gioco di ruolo, che è The Grey Knight, un'avventura molto famosa e veramente molto bella, di cui vi parlerò a breve dopo la sigla. Pendragon della Chaosium, intanto con questa bellissima nuova copertina e nuovo stile grafico che a me piace da morire, dove vediamo da una parte il Cavaliere Verde e dall'altra il Cavaliere Ser Gawain, uno dei 12 cavalieri della Tavola Rotonda, secondo ovviamente le antiche leggende, è un gioco ambientato nel periodo d'oro della Britannia e nel periodo d'oro della storia di Re Artù. La storia vuole che il vecchio Bretwalda, o comunque quello che sembrava essere il re dei re, perché lo sapete, la Britannia dell'epoca, dopo l'invasione, poco dopo l'invasione romana, era frammentata in vari stati governati da un re. Quindi non c'era una specie di re dei re o un imperatore, era un'isola frammentata in vari regni che poi molto spesso si facevano la guerra fra di loro. E questo Uther Pendragon sembrava proprio essere arrivato a diventare una specie di portavoce, appunto, re dei re, perché poi la figura del Bretwalda esistita realmente, portata un po' dai sassoni come il nome, era quello di unificare tutti quanti sotto un unico regnante, quindi gli altri re sarebbero stati vassalli di questa specie di imperatore. Uther Pendragon è venuto a mancare, sono iniziate le guerre da lì poi per di tutti i regnanti per andarsi a dividere a prendere questo regno che il re grande re si era frammentato, e quindi insieme a queste grandi guerre sono venuti fuori delle figure molto importanti, delle figure che poi rimangono un po' nell'immaginario e nel collettivo di tutti noi, grazie a romanzi, canzoni, film, videogiochi e quant'altro da ormai, boh, 1000 anni fra pochino, già dall'epoca medievale. Si parla di Re Artù, il figlio bastardo, quindi non di lignaggio reale, ma comunque sempre figlio del grande Re Uther Pendragon, che in questo romanzo e soprattutto nell'avventura Il Cavaliere Grigio è molto giovane, quindi lo chiamano il re bambino o il re giovane, il re ragazzino, perché quando è salito al trono come appunto re di Cornovaglia, o comunque ha cercato di prendere un po' le redini di quello che era l'impero frammentato di suo padre e cercare di salvarlo, era un ragazzo molto giovane, quindi sì, bambino forse no, però poteva avere forse 14-15 anni, era veramente molto giovane. E questo gioco è ambientato durante quell'epoca, quindi un'epoca molto tormentata da combattimenti, guerre clandestine, pugnalate alle spalle, il Trono di Spade, per farvi capire, proprio ripreso tranquillamente da un'ambientazione del genere, dove da una parte ci sono guerre interne nella Britannia dell'epoca, da quell'altra ci sono druidi e tutte quante le cose famose, la Fata Morgana, il Mago Merlino, Nemo, la Dama del Lago e quant'altro, e ancora dall'altra parte ci sono, come se non bastasse a dare fastidio, i grandi e storici nemici di Re Artù, i Sassoni, che stanno invadendo le coste della Britannia, venendo appunto dalla Sassonia, da un'altra nazione, e stanno cercando di conquistare pian piano tutta quanta la Britannia, città dopo città, castello dopo castello e regno dopo regno, partendo dal nord e scendendo verso il regno di Re Artù, che appunto è la Cornovaglia. È il picco più basso a sud dell'Inghilterra. Quindi abbiamo un gioco con un'ambientazione molto famosa di cui non c'è nemmeno bisogno di fare un manuale con 300 pagine dove la racconta, perché comunque è bene o male nell'immaginazione, nel bagaglio storico e culturale di ognuno di noi. Quante volte l'avremo sentita, avremo visto un telefilm e cose del genere. E qui si inserisce Pendragon.
perché Pendragon è una via di mezzo fra un gioco storico, quindi gli antichi romani, gli antichi druidi, appunto la figura del Bretwalda, i vari regni che sono venuti poi successivamente, e d'altra parte un gioco mitico, perché abbiamo la magia, abbiamo, sì, dimenticatevi, orchi, goblin, demoni e creature strane, comunque abbiamo un discorso sulla magia, sulle armi incantate, tipo Excalibur, una delle più famose, abbiamo soprattutto la magia dei druidi, ma abbiamo anche l'invocazione delle divinità celtiche dell'epoca, che in quel periodo si trovavano un po' in contrapposizione con quelle cristiane, perché vi ricordo che quando i romani invasero la Britannia, i romani erano pagani, credevano nel dio Mitra, nel dio della guerra, credevano negli antichi dei, quindi Marte, Giove, i loro dei l'avevano portati in Britannia. Però successivamente, poi dal 500-1000 in poi, sono arrivati i cristiani e hanno iniziato a introdurre la religione, appunto il cattolicesimo. Però sappiamo tutti bene che Mago Merlino e Cavalieri della Tavola Rotonda erano tutti pagani, quindi credevano nelle divinità tipo il dio del mare Manawydan, la dea irlandese della battaglia delle furie Morrigan, che si chiama come le nostre gatte, oppure anche il dio dei boschi oltre il Vallo di Adriano, che veniva venerato da Merlino, dal Circolo dei Druidi e da tutti quanti i Celti, che era Cernunnos, il cacciatore della selva. Quindi comunque è un gioco dove all'inizio della creazione del personaggio vi verrà chiesto se volete essere un cristiano cattolico o se volete essere un, per quello che chiamavano loro, pagano, quindi per i miti e le leggende e gli dèi dell'epoca. Ed è una cosa veramente interessante perché poi anche cambia il gioco, si sente molto questa contrapposizione ai fini del gioco. E Pendragon è un regolamento vecchia scuola, molto semplice, non vi dico un gioco narrativo, ma poco ci manca, perché comunque tutto quanto il gioco è riassunto nel tiro di un D10 e di un D6. Sono i due dadi che useremo per giocare. Il dado da 10 è un tiro per superare le prove, quindi si fa il tiro di un dado per vedere se la prova è superata, e di solito la prova è molto semplice, perché abbiamo una caratteristica che è tipo la forza, l'agilità, la mente, l'acume, e abbiamo un valore anche di caratteristica, di abilità, scusate, collegata alla caratteristica, quindi abilità non di combattimento pescare, abilità di combattimento combattere appunto con spada e scudo, spada a due mani. Quindi quando andremo a fare un test dovremo tirare il dado e fare meno del nostro valore. Tutto lì il regolamento. Il danno delle armi, tipo un'arma a due mani ti dà più 2 di 6 e cose del genere, comunque il danno delle armi è sempre il dado da 6. E una volta che si va a colpire qualcuno e si fa una soglia di danno, si va a sottrarre il valore di armatura, che il valore di armatura è quello che va a assorbire il colpo. Poi ci sono altre regole, perché c'è la gloria, l'onore, la fama, sono tutti tiri di dado in più che possono essere usati al momento giusto, magari alla politica, al cospetto di un re. Però comunque, a parte questo, il regolamento è veramente legato a questi due dadi e quindi è veramente molto semplice. Si va a fare una prova contrapposta, dobbiamo tirare meno della propria caratteristica. Se tutte e due abbiamo successo, si guarda quello che ha fatto il risultato più alto e ha vinto. Se tutte e due abbiamo fallito, niente di fatto. Se uno è riuscito e uno è fallito, quell'altro ha vinto. Quindi comunque il regolamento è molto molto semplice. E qui davanti a me, poi il regolamento che vi dà, sull'ambientazione poco, ci sono una decina di pagine, però in questo manuale è descritta molto meglio, in questo manuale d'avventura che, visto che li vendono anche insieme in bundle, io vi consiglio di prenderlo perché è un'avventura tutorial. Vi insegna direttamente a giocare in un'avventura bellissima dove verranno chiamati in causa, come si vede qui dietro, addirittura personaggi storici come la Dama del Lago, Nimue, il Mago Merlino, Re Artù, e non soltanto, vi fanno anche tutto l'elenco dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Ser Gawain, Parsifal, Lancillotto, Galad, Bors, Ser Kay, Tristano e tutti gli altri. E un'altra, Mordred, però qui era piccina Artù, quindi qui Mordred non se ne vede ancora, ma viene menzionato. E altra cosa importante, altri personaggi storici, tipo la moglie di Re Lot delle Isole Orcadi, che è stato un personaggio molto importante, spesso e volentieri Morgause o Morgause, non so come la pronuncia, comunque la scritta è Morgause. Molto spesso viene fraintesa con Morgana, la sorella di Artù, e anche lei figlia bastarda di Uther Pendragon, perché comunque si vestiva di nero e sembrava a sua volta una strega, qualcosa del genere. E questa avventura è molto interessante perché inizia con la guerra, appunto subito dopo la morte di Re Uther, come detto, dove Re Lot delle Isole Orcadi cerca di invadere parte della Britannia per conquistarla.
e Re Artù si oppone con i suoi cavalieri per fermarlo. C'è una battaglia iniziale e successivamente c'è un insulto, un'offesa fra regnanti e viene inviato il campione del regno, appunto, di Lelot, che è il Cavaliere Grigio. E da qui inizia tutta quanta la storia, laddove la prima parte è una grande battaglia campale, la seconda invece è un vero e proprio torneo medievale, dove voi, come giocatori, come player, vi dovrete far valere come cavalieri. Perché quando partirete in questo gioco, come dice il manuale, non sarete cavalieri, sarete lo scudiero di un cavaliere, o sarete nemmeno lo scudiero, qualcuno che si vuol far vedere che magari è bravo a combattere. E il vostro scopo sarà quello di entrare al servizio di Re Artù e aiutarlo a diventare un cavaliere della tavola rotonda come elemento finale della vostra storia. Ma non soltanto. Potreste allearvi al male, agli altri regni, uccidere Re Artù oppure combattere con i sassoni. Il gioco non vi dà assolutamente limitazioni. In fin dei conti, questo Pendragon nuova edizione è, rispetto forse alle precedenti edizioni, leggermente, ma non capite male, leggermente più spoglio all'interno di grafica, o meglio, per come l'hanno fatto è bellissimo, sembra veramente un tomo medievale, le relegature, tutto quanto, i disegni, sembrano dei quadri dell'epoca, è veramente per me molto più bello, esageratamente più bello degli altri, però ci sono meno tavole, meno disegni, è un pochino più pulito, è più anche chiaro secondo me come lettura rispetto che a spezzare la pagina con varie immagini e cose del genere, ed è uno spettacolo, è un gioco molto evocativo, è un gioco veramente bello e se vi piacciono le cronache di Re Artù e dei suoi cavalieri non troverete assolutamente prodotto migliore. Purtroppo il gioco non penso, però mai dire mai, non si sa mai in Italia, ma non penso che verrà mai tradotto in italiano, come nemmeno le precedenti edizioni furono tradotte in italiano e onestamente non ne ho mai avute, io avevo anche la terza edizione, non ne ho mai avuta una tradotta in italiano, se no l'avrei comprata al volo. Però comunque in inglese è molto facile, cioè un inglese per tutti, proprio scolastico, anche perché, insomma, visto che non è tradotto, se lo vuoi un po' esportare in tutto il mondo, la gente lo deve capire. E è veramente un prodotto interessante. Se lo volete ordinare, fatelo direttamente dal sito della Chaosium, di cui vi lascio il link, il primo link che trovate qua sotto in descrizione, ed è, ragazzi, un gioco veramente molto bello, spettacolare, che vi farà divertire, e se cercate un regolamento profondo, ma comunque molto semplice, old school, un po' modernizzato, con pochissimi tiri di dado e praticamente quasi narrativo, secondo me è uno dei titoli che vi faranno divertire di più al tavolo. Ancora una volta, se dovete fare una spesa, magari spendete quei 20-30 euro in più e prendete o lo starter set, però non c'è il regolamento completo, però vi basta per giocare, o se volete fare una vostra avventura con dei vostri personaggi, comprate il manuale e anche il Cavaliere Grigio, perché non è un'avventura, è proprio un'avventura tutorial che insegnerà a giocare ai giocatori, al master, e vi creerà un'avventura che una volta finita potrete espanderla per come vorrete. Vi presenterà il castello di Re Artù, vi presenterà la Cornovaglia, i personaggi più importanti, quindi vi serve anche a livello di ambientazione laggiù ad andare a sopperire un po' dove sono le mancanze di lore del manuale principale che si dedica molto di più alle regole. Ciao ragazzi, alla prossima!